Completamente rimessa a nuovo la sala stampa Marco Suraci del Consiglio regionale della Campania. Dopo poco più di 6 mesi, la nuova sala stampa è stata inaugurata insieme con lo studio di registrazione TV, vera novità della ristrutturazione. Aperta per la prima volta nel 2002 dall'allora presidente del Consiglio regionale Domenico Zinzi, fino ai lavori iniziati alla fine della scorsa estate, la sala stampa non era mai stata interessata da lavori di adeguamento. L'inaugurazione e la rifunzionalizzazione degli spazi rientrano nel piano triennale della comunicazione, varato dal parlamentino campano nel 2015, come conferma il presidente del Consiglio Rosa D'Amelio. In quanto presidente del Consiglio sono molto orgogliosa di aver adeguato questa struttura che deve essere a disposizione dei giornalisti, della stampa, per trovare un'accoglienza di qualità per il lavoro che si svolgono. Questa aula che è dedicata a Suraci, un giovane giornalista dell'ANSA morto a 37 anni, dal 2002 era rimasta così com'era, un po' ferma nel tempo. Noi l'abbiamo resa altamente tecnologica, con risparmio energetico, e mettiamo a disposizione la strumentazione anche di tutti gli altri organismi del Consiglio regionale, penso al Corecom, alla Consulta delle Donne, al Forum dei Giovani, in modo che ci possa essere un utilizzo per una maggiore informazione per i nostri cittadini, per i cittadini della Campania, rispetto al lavoro del Consiglio, delle commissioni e degli organismi che lavorano all'interno del Consiglio regionale. Una sala stampa più funzionale e rispettosa del lavoro dei cronisti, che seguono il consiglio, per il consigliere PD Antonio Marciano, questore alle finanze. Una cosa utile agli operatori della stampa, che rendono un lavoro utilissimo dentro il palazzo dell'istituzione. Attraverso la vostra voce, le vostre immagini, il vostro scritto passa l'informazione di quello che avviene nella principale istituzione regionale, e noi vogliamo sottoporci sempre di più a un giudizio collettivo, e questo passa attraverso l'accesso maggiore e più agevole a tutti i livelli di informazione e di comunicazione. Dunque investiamo risorse del nostro bilancio per orientare sempre su innovazione, una democrazia partecipata sempre di più, un libero accesso alle procedure amministrative di questo palazzo. Credo che facciamo una cosa utile per la Campania. Entro l'estate, in conclusione, sarà inoltre inaugurata la biblioteca, che sarà intitolata all'ex assessore regionale al lavoro Raffaele Del Cogliano, ucciso nell'82, il cui assassinio fu attribuito alle Brigate Rosse.